Il segreto di un processo di tutorship efficace è fornire il più possibile allo studente feedback di qualità. Per essere di qualità, il feedback deve essere frequente e tempestivo e poi deve permettere allo studente di comprendere davvero in modo chiaro a che livello si sta collocando rispetto alla performance attesa. Deve inoltre essere supportivo e sostenere ed incoraggiare la fiducia in se stessi. E se hai a che fare con classi di 50 o 100, 150 studenti, come fornire feedback che abbiano queste caratteristiche? In realtà esistono diversi modi per riuscire, anche con classi molto numerose, a fornire feedback, anche molto articolati, e dare indicazioni al singolo studente sui suoi punti di forza e sui suoi punti di debolezza. Proviamo a vedere qualche strategia. Per prima cosa, osserva l'aula. Può sembrare un consiglio banale, ma spesso il rischio è di dimenticarsene perché si è presi dal fare lezione, soprattutto le prime volte che ci si cimenta in questo ruolo, si è concentrati sul contenuto. Osserva l'aula e come reagisce. Vedi facce perplesse? Gli studenti partecipano? Ti seguono durante la spiegazione? Durante le attività, gira tra i gruppi, osserva cosa stanno facendo, sollecitali con eventuali domande, fatti vedere, partecipe. Per riuscire a dare feedback efficaci è importante inoltre chiedere feedback agli studenti stessi. Puoi farlo a voce o lanciare brevi domande attraverso un questionario online. Quali argomenti sono meno chiari? Quali aspetti trovate più difficili durante le attività? Puoi raccogliere i dubbi anche alla fine della lezione, così avrai tutto il tempo di prepararti le risposte per la lezione successiva. Un prezioso alleato sono i quiz. Soprattutto se lanciati attraverso uno strumento online. I cosiddetti Students Response Systems, come Socrati, VocaOut, che magari ti sarà capitato di utilizzare, consentono di lanciare in modo veloce quiz a cui gli studenti possono rispondere col PC o con lo smartphone. Puoi vedere in diretta in quanti stanno rispondendo e una volta chiuso il quiz mostrare i risultati e commentarli. A quel punto sarai in grado di capire quali aspetti sono più chiari alla classe e quali invece riprendere durante la lezione o assegnando delle attività mirate. Potrai poi anche sbizzarrirti con la creazione delle domande da lanciare e usare i quiz per moltissimi scopi, come ad esempio mappare gli argomenti più ostici, richiamare concetti visti durante il corso con il docente, raccogliere domande e dubbi, anticipare concetti che andrai a spiegare poco dopo, e così via. Puoi usare gli Students Response Systems anche se gli studenti devono svolgere degli esercizi. Se lo svolgimento è complesso, ti consigliamo di scomporlo in fasi e per ciascuna fase chiedere agli studenti di inserire nel sistema risultato parziale. Guardando e commentando tutti insieme in diretta i risultati, puoi capire quali passaggi nel processo di risoluzione sono più faticosi e dare feedback in modo mirato. Un consiglio finale. Quando puoi, spingi gli studenti a ragionare tra loro prima di dare le risposte, a gruppetti anche solo di due o tre. O se sono esercizi, spingili a confrontarsi prima di dichiarare il risultato. La verbalizzazione e il confronto con i pari aiutano moltissimo il processo di apprendimento.